Si è svolto il 3 e 4 novembre al Palazzo dei Congressi di Rimini la quarta edizione di Social Media Strategy. La location è già stata teatro del Web Marketing Festival e lo sarà anche del Search Marketing Connect, eventi di punta ideati e organizzati da Search On Media. Il Social Media Strategy, evento formativo di riferimento in Italia dedicato ai social network, ha visto la presenza di circa 700 partecipanti, con oltre 60 relatori in 10 sale tematiche. Ospite d'eccezione, il comico Sergio Sgrilli. Siamo a Rimini al Social Media Strategy con Cosmano Lombardo. CEO e founder di Search On Media Group, l'azienda organizzatrice dell'evento. Quali sono le finalità di questa iniziativa? Le finalità sono in primis formative. I social network sono ormai diventati una certezza nelle attività quotidiane, ma anche oramai delle aziende, quindi è opportuno approfondire sempre più questa leva del digital marketing per dare l'opportunità alle aziende di sfruttarle nel migliore dei modi. Di conseguenza è un evento formativo che si sviluppa su 2 giorni con 10 sale tematiche, 5 il primo giorno, 5 il secondo, all'interno delle quali trattiamo Facebook advertising, i vari social network, quindi Twitter, LinkedIn, Snapchat, Telegram. Dopodiché abbiamo anche una finalità di networking, cioè mettere in contatto gli esperti del settore con le aziende che vanno alla ricerca di professionisti. Ecco perché c'è anche un'area espositiva all'interno della quale si possono sviluppare relazioni. Dopodiché il nucleo centrale di tutti i nostri eventi è quello di far divertire le persone. Ecco perché ci sono delle iniziative di show. Ad esempio abbiamo avuto questa mattina in apertura Sergio Sgrilli, per permettere alle persone di vivere la formazione anche in un modo diverso. Quindi formazione, networking e divertimento. Quali sono i vantaggi che un esperto del settore può trarre da questo genere di iniziativa? Allora, i vantaggi sono sicuramente quello di trovare degli approfondimenti per gli esperti, quindi chi già conosce la materia, è uno studioso ed è anche un consulente, può approfondire conoscendo le ultime novità. Inoltre può effettivamente sviluppare relazioni per intraprendere anche e sviluppare una rete di networking e mettere a disposizione dei propri clienti. Quindi un appuntamento di formazione con una lunga serie di argomenti da affrontare nel corso di 2 giornate, scelte tra i principali esperti italiani del settore. Al centro dell'attenzione il fondamentale aspetto della creazione di un percorso formativo totalmente personalizzato da parte dei partecipanti. Ognuno, infatti, ha avuto la possibilità di individuare gli interventi di maggiore interesse nel programma, affrontando così gli argomenti più utili nel proprio ambito lavorativo. L'attenzione è stata tutta per Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Snapchat, social ADV, Telegram, Pinterest, social video marketing, social management e communication, con interventi di natura tecnica e analisi di strumenti, potenzialità e opportunità di business legate ai principali social media. Siamo sempre a Rimini al Social Media Strategy in compagnia di Giorgio Taverniti, che sei? Community Manager di Search On Media Group. Bene Giorgio, io a te voglio fare una domanda particolare. Qualche giorno fa su YouTube ho visto un tuo video dove parlavi del semaforino di Yoast. Da quel momento un po' di utenti sono preoccupati. Cosa possiamo dire loro per farli stare un po' più tranquilli? Sì, diciamo che li ho spaventati un po' con quel video. Il mio obiettivo nel dettaglio era quello di riuscire a sensibilizzare le persone su un qualcosa che è fuorviante. Yoast è un plugin eccezionale, fa tante cose interessanti, magari a volte un po' pesante, però la parte del semaforo è fuorviante perché ci sono delle informazioni che poi non incidono nella SEO e quindi succede che c'è un equivoco, che completando il semaforo di Yoast, facendolo diventare verde, noi stiamo facendo attività SEO, e questo è l'equivoco di fondo. E chi lo utilizza con consapevolezza non ha nessun tipo di problema, però invece chi è stato formato in questo modo, siccome sono tanti che sono stati formati in questo modo, è un problema culturale pensare che se lo fai diventare verde stai facendo SEO. Quindi questa era l'idea, però se lo utilizzi non succede niente. Quindi per intenderci, mettiamo il caso che il semaforino è verde e ho messo delle informazioni sbagliate. Sì. È un uso corretto o no? Scorretto, è un uso scorretto. Se molti potrebbero utilizzare il semaforo solo per farlo diventare verde, quindi dice io creo questo contenuto con l'obiettivo di farlo diventare verde, e sbagliano, perché l'obiettivo è tutt'altro ovviamente.
Benissimo, quindi se il semaforino è rosso e invece le informazioni sono corrette, non succede niente. Noi infatti siamo posizionati con tanti articoli dove il semaforo è rosso, perché non abbiamo messo la chiave nel titolo, ma volutamente non l'abbiamo messa, perché abbiamo un titolo, non deve essere per forza un titolo SEO, può essere un titolo che coinvolge gli utenti, quindi dipende. Però se è rosso e abbiamo messo le informazioni SEO corrette, ce ne possiamo fregare. Quindi se il semaforino è verde e le informazioni sono corrette, abbiamo raggiunto l'obiettivo principale. Va bene, cioè non succede niente, va bene comunque. Naturalmente, ad allietare l'evento non sono mancati momenti di condivisione e di networking.